Allora, buongiorno e un benvenuto a tutti. Mi presento, io sono Carlo Tardiani, faccio parte del comitato No TAV di Novilingole, sono biologo e ho prestato servizio come dirigente sanitario presso l'ASL di Novilingole. Al mio fianco l'ingegnere Francesco De Milatto, che successivamente procederà all'illustrazione dell'esposto. Il motivo di questa nostra convocazione è quello di informare che una dozzina di cittadini che i media classificherebbero come società civile, composta da ingegneri, architetti, geologi, biologi, laureati in economia e commercio, docenti universitari, medici, hanno presentato un esposto dal titolo Esposto per temuto danno erariale ed eventuali profili di rilevanza penale in merito alla infrastruttura ferroviaria tratta Genova-Milano, terzo valico dei Giovi, che è stata inserita nella legge obiettivo, la famosa 443 del 2001. Questo esposto è stato inviato alle procure regionali della Corte dei Conti, del Piemonte, della Liguria e del Lazio, e alle procure della Repubblica di Alessandria e di Genova. Inoltre al sostituto procuratore della Repubblica di Torino, il dottor Raffaele Guariniello. Infine, per conoscenza anche al Ministero della Giustizia. Per non dimenticare nessuno, ricordiamo ancora che committente di questa infrastruttura ferroviaria è RFI SPA, che fa parte del gruppo Ferrovie Italiane, dello Stato italiano. La sorveglianza è affidata a Italfer, sempre gruppo Ferrovie Italiane, e General Contractor è COCIV. Allora, questo esposto descrive la situazione relativa all'infrastruttura ferroviaria TAV, terzo valico di Giovi, in modo circostanziato ed offre quindi alla Corte dei Conti e alle procure della Repubblica gli elementi necessari ad una attenta valutazione dei punti che noi in questo esposto descriviamo. Un po' di storia, breve. Più di un anno fa, queste 12 persone che hanno firmato l'esposto, questi professionisti, hanno iniziato uno studio su delibere, su progetti, su analisi, su campionamenti fatti da vari enti, su dichiarazioni inerenti a costi e a finanziamenti, su delibere riguardanti tutti i progetti di questa infrastruttura ferroviaria. E da questo studio è nato, durante questo studio, è nato proprio in modo fondato il timore di un ingente danno erariale. E per cui ci siamo poi formalizzati in questo documento. Ricordiamo che durante le fasi di studio uscivano fuori tutte quelle notizie, c'era un susseguirsi di notizie relative all'Expo di Milano e al Mose di Venezia. In questo periodo le notizie hanno casualmente preceduto l'emissione di questo nostro esposto. Tuttavia ci hanno confermato che era proprio giunto, era giusto il momento per segnalare alle autorità di competenza tutti questi elementi dubbi e chiedere alle autorità stesse che venissero effettuati gli opportuni accertamenti. A differenza di Expo e Mose, sui quali ricordiamo si era detto è troppo tardi per prevenire, noi invece, nel nostro caso, dopo aver fatto numerose assemblee organizzate dal Movimento Notaro, assemblee rivolte al pubblico per informarlo di tutte le criticità di questa infrastruttura, le tante, le notevoli criticità di questa infrastruttura, abbiamo deciso di
e mettere questo esposto. Diciamo che è emerso anche ultimamente un ulteriore dato che ci ha spinti a fare questo esposto. Voi avete sentito ultimamente la chiusura del cantiere di Voltaggio, legato come motivazioni a probabili problemi relativi alla mafia. Su questo argomento il Movimento No TAV aveva fatto recentemente a Novi un'assemblea per informare proprio il pubblico, assemblea presso il dopolavoro ferroviario di Novi. Quindi anche questo, oltre agli altri, è un motivo in più per sperare che le autorità alle quali il nostro esposto è indirizzato possano dedicare finalmente un approfondito studio su tutto ciò che riguarda questa infrastruttura ferroviaria. La tratta, alta velocità, alta capacità, Genova-Milano, terzo valico dei giorni. Io ho presentato, ringrazio tutti i presenti e cedo la parola per un'illustrazione accurata dell'esposto all'ingegnere Francesco De Milano. Ok, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere presenti. So che voi vi aspettavate magari che noi questa riunione la dicessimo proprio per quanto era successo venerdì in quel di Voltaggio, ma noi diciamo non stiamo a seguire gli eventi, li anticipiamo, quindi quello che era successo a Voltaggio era già ampiamente denunciato da parte dei comitati, del movimento Notario Terzo Valico. E quindi è la stessa indizione di questa conferenza stampa è avvenuta il giorno prima che si succedesse il blocco di Voltaggio, quindi noi stiamo adesso parlandovi di qualcosa di nuovo che, di cui pensiamo si potrà avere ampio risalto poi in futuro. Mi dispiace che la spiegazione sia leggermente tecnica, ma trattandosi di un esposto ho cercato di sintetizzare il più possibile e semplificare, e i punti su cui abbiamo posto l'attenzione sono essenzialmente due: una deliberazione, la numero 20 di fine 2013 della Corte dei Conti, quando è stata chiamata la sezione di controllo di legittimità per a valutare la procedura di esproprio, della proroga della procedura di esproprio, quindi di pubblica utilità. E la seconda delibera che ha richiamato la nostra attenzione è quella che vedete in tutti i cartelli dei cantieri che sono relativi al terzo valico, la delibera CIPE 84 del 2010, quella che ha autorizzato di fatto la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi non funzionali, dichiarando un importo complessivo di 6.200 milioni di euro. Allora, per quanto riguarda la prima deliberazione, quella della Corte dei Conti, che è entrata nel nostro esposto In un secondo momento, dopo che stavamo guardando tutte le carte che riguardavano l'amianto, ci siamo trovati con questa delibera che dava alcuni spunti interessanti. Uno era che ha detto chiaramente che c'è la necessità che la stesura delle delibere del CIPE siano quanto più possibile puntuali ed aderente ai principi di chiarezza e trasparenza. Quindi quello che sempre i comitati dicono, che tutta la documentazione che riguarda il terzo valico è un po', usando il termine faraginosa, poco concludente, è stato anche richiamato dalla stessa Corte dei Conti. Quindi questo più che altro ve lo dico per non stare a farvi leggere tutta la delibera della Corte dei Conti, ma per capire che emerge un sentimento della Corte che è un pochettino, se vogliamo, dubbioso o insomma che ha bisogno di chiarimenti quanto più precisi. Tant'è che afferma che ci sono stati dubbi dopo il definanziamento, se vi ricordate, dell'anno scorso, giugno 2013, quello che aveva tolto fondi al terzo valico per poi ridarli con un meccanismo rateale dal 2015 al 2024. La Corte dei Conti ricorda che il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve essere di copertura finanziaria, quindi ha voluto chiarimenti dalle amministrazioni. Le amministrazioni si sono presentate per dare questi chiarimenti e di conseguenza la Corte ha messo al visto la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, tenendo conto proprio delle assicurazioni fornite dai rappresentanti delle amministrazioni intervenute nella adunanza pubblica. Erano assicurazioni relative al fatto che i fondi venissero ripristinati con questo meccanismo rateale dal 2015 al 2024. Ovviamente la Corte si riservava anche di formulare eventuali osservazioni in seguito alle opportune verifiche. Leggendo questa delibera che sembra filare liscia, cosa che abbiamo visto? Manca qualcosa.
Manca, ad esempio, richiamo l'articolo 15 del decreto legge 102 del 31 agosto 2013. Cosa dice questo decreto legge? È simpatico andarlo a leggere, perché dice si tratta delle disposizioni urgenti in materia di IMU, quindi si stanno cercando i fondi per coprire la famosa abolizione dell'IMU dell'anno scorso. Questo articolo dice: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 ter. 2 del decreto legge 26 aprile 2013 numero 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 71. Praticamente, solito sistema, un articolo richiama un altro articolo e nessuno capisce niente. Cosa è il richiamo? Il richiamo dice praticamente che si tolgono 100 milioni per finanziare l'IMU da questo decreto legge precedente, che diceva: per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da distribuire con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al terzo valico dei Giovi. Quindi va, quello che non è stato riportato alla Corte dei Conti in tutte le garanzie che dovevano essere fornite è che era stato emesso nel frattempo un decreto legge convertito in legge, perché la Corte ha fatto la donanza pubblica a metà novembre e la conversione in legge è avvenuta il 23 ottobre, che di fatto sottraeva 100 milioni di euro a un insieme di opere, fra cui in modo prioritario il terzo valico. Ora, che questi 100 milioni di euro siano tutti tolti al terzo valico non è vero, perché sono ripartiti, potrebbero esserci dei cambiamenti. Il punto qual è? Che la Corte stessa aveva ricordato che il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve essere di copertura finanziaria. Ora, perché non è stato fatto presente che nel frattempo il legislatore aveva provveduto per coprire l'IMU a togliere 100 milioni dal terzo valico? Ora, alla luce di questo, le domande che vengono e di cui rimettiamo il giudizio alle valutazioni della Corte dei Conti: se la procedura con cui è stato rivisto alla pubblica utilità tiene ancora in piedi, se la copertura del secondo lotto, che continuano a dire che è coperto, visto che ne manca una parte più o meno grande, sarà da valutare ma devono intervenire a dirlo, comporta qualcosa sul fatto di dire che c'è copertura, che continuano a sbandierarla, ma soprattutto è un problema di trasparenza. Cioè, la Corte dei Conti, che chiama le amministrazioni a dare ragguagli, approfondimenti su questo meccanismo di finanziamento che va e viene, non viene dotta di un elemento per fare il quadro completo della situazione. È giusto che la Corte dei Conti abbia tutti gli elementi e tutti questi elementi validi, perché altrimenti la famosa trasparenza che viene sbandierata sempre, se viene a mancare già nel rapporto tra le istituzioni, in particolare tra le amministrazioni e la Corte dei Conti, è difficile che possiamo aspettarci che venga mandata tra queste amministrazioni e noi, che sicuramente nella nostra importanza di popolo contiamo meno comunque della Corte dei Conti. E questo è il primo aspetto del nostro risposto. Informiamo ovviamente sempre Corte dei Conti per quanto riguarda la parte contabile di quadrare i conti, informiamo le procure, perché non sta a noi dire se tutte queste operazioni sono soltanto giri di cassa, movimenti leciti, non leciti. Le procure hanno i loro elementi, fanno le loro valutazioni che ritengono più opportune. Secondo punto dell'esposto è che quello forse ancora invece un po' più importante, ma sicuramente più importante, riguarda il famoso discorso amianto, per cui sono, possiamo dire, quasi anni o un anno abbondante, se preferite, che ne parliamo, e i lotti costruttivi non funzionali. Per capire qual è il problema vi devo chiedere la cortesia di seguirmi in una cronologia, che è quella di come si sono successi gli eventi, per capire cosa sta succedendo. È un po' il lavoro grosso che abbiamo fatto noi, ricostruire pezzo per pezzo quello che è avvenuto negli anni per quanto riguarda questo problema amianto. Allora, nel 2005 la regione Piemonte e la provincia di Alessandria erano già intervenute facendo le osservazioni di competenza sul progetto allora definitivo del terzo valico, con delle affermazioni abbastanza pesanti che vi leggo. Risulta infatti sottostimato il rischio di un'eventuale presenza di amianto nello scavo della galleria terzo valico. Non sono state ben definite le procedure da adottarsi in caso di riscontri oggettivi. I campionamenti mirati alla ricerca di amianto risulterebbero in tutto 7, si ritiene che tali campionamenti siano fortemente insufficienti.
Le determinazioni effettuate sono insufficienti per una caratterizzazione del rischio nel settore collino-montano del tracciato. Questo era il 2005. Nel 2014 ci troviamo che le stesse osservazioni sono di fatto ancora valide e non è stato fatto niente. Nel frattempo, nel 2010, c'è stata la famosa delibera CIPE 84, quella che, avvalendosi della finanziaria del 2010 che autorizzava la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi non funzionali, dava il via libera all'opera. Ora, una piccola precisazione sul lotto costruttivo non funzionale. Il lotto costruttivo è sempre esistito, quando un'opera è troppo grande lo si suddivide in lotti più piccoli per realizzarlo. Quello non funzionale è stato praticamente una genialata che ha permesso di avviare i cantieri purché si trovino le risorse finanziarie per fare una piccola parte, anche se quella parte non serve a niente. Faccio un esempio banale. Si vuole scavare all'interno di una galleria, si hanno i fondi per scavarne soltanto a metà e quindi vuol dire che rimane con la pietra. Il lotto costruttivo non funzionale permetterebbe anche quello, con la conseguenza che se non ci sono fondi per il secondo, si lascia una galleria tracciata nel monte che non va da nessuna parte e non può essere usata per niente. In passato il lotto costruttivo funzionale ipotizzava che, ammesso che ci siano più gallerie in più monti, eventualmente una galleria che buca da parte a parte il monte potrà essere utilizzata, se non per un treno, ad esempio, per una circonvallazione stradale. Quindi non viene perso l'investimento, al limite lo si destina ad altre funzionalità. Quindi nel 2010 c'è stata questa delibera CIPE che ha autorizzato l'opera chiarendo alcune cose. Il valore dell'opera sono 6.200 milioni di euro, costo finale vita, e ha chiarito soprattutto il rispetto dei requisiti previsti dalla legge finanziaria del 2010, chiarendo, precisando che l'insieme di tutti gli altri interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi porta l'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari a 9.811 milioni di euro. La legge finanziaria del 2010 parlava di 10 miliardi, quindi 10.000 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il sistema complessivo dei lotti non funzionali lascia un margine di 189 milioni di euro. Se anche questi 189 milioni di euro li mettessimo sopra all'opera Terzo Valico, quindi li destiniamo tutte a lei, vuol dire che un'opera per il Terzo Valico che costa più di 6.389 milioni di euro non poteva essere realizzata per lotti costruttivi non funzionali. Proseguiamo un attimo perché fino a questo momento abbiamo detto che c'era un avviso per l'amianto del 2005 e il 2010 la delibera CIPE che dava il via libera ai lotti costruttivi non funzionali. Vediamo però adesso che come il problema dell'amianto, sebbene nel 2005 segnalato, ancora nel 2012 non era stato contemplato il progetto, non c'erano i soldi contemplati in questa cifra, quindi è una cifra, quella di 6.200 milioni di euro, che per l'amianto prevede zero, perché l'amianto per loro non esisteva. Dove loro è tutti, quindi non parlo di un generale contratto, non parlo di un politico, non parlo di un ministero, tutti, perché tutti di fatto, pur avendo fatto osservazioni prima, non hanno fatto dopo la precisazione, questi costi non sono contemplati in quello che avete deliberato. Nel 2012, tanto per fare un esempio, Guido Improta, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, nel rispondere all'interrogazione proprio sulla questione amianto, dice che dalle risultanze delle analisi eseguite, in genere la quantità di minerali di amianto è risultata modesta e che la pericolosità nei riguardi del rilascio di fibra è evidenziata la loro non pericolosità. Con una simile dichiarazione per noi è chiaro che i costi dell'amianto non erano contemplati, perché si presume che un sottosegretario di Stato che in una seduta alla Camera risponde in questo modo lo faccia a fronte di aver visto i dati di progetto o di rassicurazione di chi il progetto l'ha redatto e valutato. 2013, tanto per avere un ulteriore scontro, Alessandria News ricorda che il consorzio un anno fa, quindi 2012, ai giornali ha dichiarato che l'amianto non c'è in base alle analisi effettuate dal 92 al 2005, quindi le famose analisi che però Regione Piemonte e Provincia di Alessandria avevano detto essere fortemente insufficienti e carenti. 2014 ci troviamo e chiudiamo il discorso con Carrosio, 8 febbraio, quando c'è stata la presentazione di quello che loro ritenevano il protocollo amianto. Cosa è stato detto in quell'occasione dalla parte della Regione Piemonte? Che dalle indagini che hanno fatto, perché analisi comunque non se ne parla ancora, dalle indagini, dagli studi che hanno fatto, ci sono circa 15 km di gallerie che verranno scavate, che hanno una probabilità tra il 20% e il 50% di trovare pietre verdi che sono potenzialmente a rischio amianto, anzi fortemente a rischio.
variando. E di questi 15 km in particolare, 7 km hanno probabilità del 50%, un po' in Liguria prima della Bocchetta, un po' verso Arquata. Quindi complessivamente 7 km probabilità 50%. Probabilità 50%, inutile che ve lo dico, vuol dire testo a croce. Lanciate la monetina, una volta è pietra verde, una volta no. Allora, alla luce di questo andamento cronologico, noi riteniamo che ci sia stata una forte sottovalutazione dell'aspetto economico. Quindi il problema dell'amianto è di fatto, e ve lo ricorderete se in tutte le conferenze che ci sono state da parte anche degli enti preposti, rimandato, quando lo troveremo lo affronteremo. Adesso nella galleria non c'è, abbiamo visto che in Vallembia non c'è, ne parleremo se mai nel secondo lotto. E quindi di conseguenza l'impatto economico, quanto costa in sostanza fare gestire l'amianto, ammesso che lo si possa gestire senza creare rischi alla popolazione? Quanto costa estrarlo, meccanismi di protezione individuale, lavaggio dei camion sigillati in modo che non escano le fibre, monitoraggio più accurato, campionamento continuo, perché a un certo punto quando c'è l'amianto bisogna andare molto più fitti nel campionamento. Il trasporto, lo smaltimento, perché in Italia le discariche adeguate per smaltire non ce ne sono e probabilmente devono andare in Germania, quindi maggior costi fosse solo di trasporto fino in Germania e poi la Germania non ce lo prende gratis, se fosse non lo volete voi, pagate per prendercelo. Quindi, come dicevo, il problema niente è stato segnalato nel 2005 dalla regione e dalla provincia, quindi, e doveva essere verificato prima di dire che costa 6.200 milioni di euro l'opera e quindi autorizzarla. Bisognava dire: l'amianto c'è, costa poco e niente perché noi siamo bravi, con un euro, due euro, un milione di euro lo risolviamo e stiamo dentro. Costa tanto perché vogliamo fare le cose a garanzia e la garanzia, la qualità, le certificazioni costano e andiamo a 7 miliardi. Quello che preme dire è che al momento questi lotti costruttivi non funzionali come sono praticamente frutto di un artificio, se vogliamo andare a vedere. E quando dico artificio non dico una cosa che necessariamente deve far pensare a un'illegalità, nel senso, può anche essere corretto o meno, è la Corte dei Conti però che deve avere presente che nel costo di 6.200 milioni non c'era il costo dell'amianto, deve chiedere quanto costa l'amianto farlo e perché non l'avete detto in quel momento che c'erano dei costi ancora da affrontare. E lo deve valutare poi le procure penali se questa mancanza di comunicazione ha dei risvolti o no. A noi quello che preme dire è che questi lotti costruttivi non funzionali che stanno dando il via all'opera, che fanno sì che l'opera venga fatta un po' modello risico, che ogni tanto aprono un cantiere da qualche parte, mettono due cose e si sospendono perché poi comunque verrà fatto nel secondo lotto. Il problema dell'amianto che verrà gestito quando capiterà nel secondo lotto, sono tutti discorsi che mancano dal fondamento, cioè il fondamento è che possono esistere i lotti costruttivi non funzionali, ma non esiste la dimostrazione che gestendo l'amianto l'opera da 6.200 milioni continuasse a rimanere sotto i 6.389 milioni che è il tetto massimo per arrivare a 10 miliardi che autorizzava la finanziaria 2010. E visto come negli anni si è passati da 4.800 milioni di euro dell'opera a 6.200 milioni, è facilissimo dire che l'amianto non è un problema da gestire con poco, invece l'hanno relegato praticamente, come dire, ne parleremo dopo, come se ora volessimo decidere, boh, nel secondo lotto abbiamo bisogno di fare una recinzione e decideremo se farla rossa o verde, che il colore non cambia, l'amianto cambia la gestione, abbiamo dei problemi enormi in Italia per tutto l'inquinamento che è stato causato dalla Eternit, da tutte quelle che realizzavano opere, problemi che non sono ancora risolti perché mancano i fondi per bonificare, per mettere in sicurezza. Leggevo stamattina che ci sono anche qua per Novi una discarica di antrotto delle lastre di amianto abbandonate da qualche parte, perché costa, quindi chi proprio si vuole risolvere il problema lo nasconde. Noi adesso vogliamo andare a pensare che quest'opera qua è stata autorizzata sulla base di valutazioni che escludevano la presenza di amianto, quando la regione Piemonte ci viene a dire che l'amianto è tra il 20 e il 50% di probabilità di trovarlo. Cioè siamo veramente in una situazione che dire il rischio che l'ARPA, per coerenza con se stessa, nel momento in cui verrà trovato le prime tracce, deve bloccare l'opera. Allora cosa succede a bloccare l'opera? Perché l'ARPA ricorda una cosa, sul Monte Porale i valori che avevano fatto per il parco eolico erano veramente elevati, altissimi. Abbiamo fatto la cessagliata, abbiamo guardato quei valori. Quei valori lì, tenendo conto che la legge dice che
al massimo possono esserci 1000 grammi a chilo di amianto per chilo di roccia, quindi un grammo di fatto, il valore sul Monte Polare, 9 campionamenti su 10 sforavano questo valore, e lo sforavano in pochi casi di poco, cioè un grammo e 430, un grammo e 6, 2 grammi e mezzo, ma abbiamo dei campioni che parlano di 156 grammi per chilo, 180 grammi per chilo, 200 grammi per chilo, 250 grammi per chilo, e sul Monte Porale, che non è molto lontano da dove passa la linea di valico. Quindi l'Enel, che si è fatta queste analisi e tutto sommato si è data la zappa sui piedi, perché facendo le analisi ha riscontrato valori che gli hanno impedito di procedere con l'opera, l'ARPA nella conferenza di servizi ha fatto delle dichiarazioni che ci risulta impossibile che poi un domani, come si ritroverà l'amianto nel terzo valico e si ritroverà con una probabilità tra il 20 e il 50%, perché l'ha detto la Regione Piemonte, l'ARPA possa contraddirsi. L'ARPA aveva detto che quella tipologia di cantiere, cioè il parco eolico, comporta tipicamente un grosso lavoro di scavo, movimentazione, stoccaggio e riutilizzo di grosse quantità di terre e rocce. Si ritiene che il potenziale rischio ambientale derivante dalla gestione di questo substrato sia veramente elevato e difficilmente controllabile e mitigabile. Queste sono parole dell'ARPA nella conferenza dei servizi svoltasi ad Alessandria per decidere se il parco eolico poteva essere fatto o no, e la conclusione è stata che il parco eolico non si è fatto. Ora pensiamo cosa succede se è iniziata un'opera come il terzo valico, e queste conclusioni le facciamo dopo che sono spesi 500 milioni per far strade di cantiere o per far circolare camion che ai comuni non servono, e vengono poi bloccate con carico ai comuni che dovranno poi gestire l'illuminazione e asfaltatura di strade che attraversano un campo che serve soltanto ai cantieri, che a quel punto verrebbero bloccati, ma soprattutto al ritrovamento di amianto. Quello che noi abbiamo segnalato alla Corte è un temuto danno erariale che è incredibile, perché partiamo dall'ipotesi, i 6.200 milioni contemplavano il costo di gestione dell'amianto, ma allora perché non l'avete detto nei progetti? Perché l'avete negato? Cioè avete fatto una stima di un'opera a 6.200 milioni su un qualcosa che non è documentato, quindi il danno erariale in quel caso sarebbe avere stimato l'opera su costi non documentati al progetto. Se dite, ah, ci siamo tenuti larghi, non ci si può tenere larghi su realizzare un'opera di 6.200 milioni, quindi il danno erariale, se era previsto il costo, quindi per stare nelle lotti costruttivi non funzionali, ma non dichiarato, è quello. Molto più probabile, perché non si pensa che siano tutti pazzi, che il sottosegretario Improta, Coci, tutti dichiarino che non c'era fino a quel momento. È più facile che il costo dell'amianto non ci sia stato, pur sapendo che con un accampionamento e delle analisi accurate sarebbe uscito. Allora qual è il danno erariale che si verrebbe? Sono tre le ipotesi, ma sono semplici, poi dopo è fin quasi scontato vederle. Viene ritrovato l'amianto, cosa si fa? Il costo diventa esorbitante, bisogna rinunciare all'opera. Tutto quello che è stato fino a quel momento costituisce danno erariale, perché sono lotti costruttivi non funzionali, quindi che non riescono a essere riciclati per niente, forse una rotonda, forse una strada, parliamo di cose che allora avrebbe da chiedere, ma perché non avete dato 100-200 mila euro a risolvere i comuni, dare lavoro e chiudere il discorso? Quindi, rinunciare all'opera è un danno erariale. Oppure, dobbiamo gestire la sicurezza, abbiamo bisogno di più soldi. Quindi il danno erariale è chiedere soldi in più, quando questi soldi in più sarebbe stato giusto chiederli prima. Quindi guardate che dobbiamo passare dove c'è l'amianto, servono non 6.200 milioni, ne servono 7-8 mila milioni, e a quel punto allora poteva fare, c'erano due discorsi, uno per lotti costruttivi non funzionali, se lo sogniamo che l'autorizzazione potesse essere data perché la finanziaria 2010 lo escludeva, due, la Corte dei Conti poteva fare dei valori sul famoso studio costi e benefici che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai pubblicato, e dire state esagerando, 8 mila milioni, trovate un altro tracciato, trovate una soluzione, guardate se effettivamente serve, e non si fa. Quindi aumentano i costi, è l'aver forzato la mano alla Corte dei Conti per ottenere autorizzazioni che non erano corretto, e aver nascosto soldi eccessivi. Oppure, quello che speriamo proprio che non è, che sia proprio pura utopia, ignorare il problema dell'amianto, cioè se non si dice niente, si va avanti, lo scavano, non ce ne accorgiamo perché l'amianto è impalpabile, è invisibile, non è. Tra 30 anni si ritrova il Servizio Sanitario Nazionale con un'epidemia a livello locale, i danni erariali saranno i costi sul Servizio Sanitario Nazionale, i costi di bonifica, perché tenete presente che in questo momento tutte le autorizzazioni al trasporto di materiale terre, il piano terre che è stato approvato dal Ministero e dalla Regione, non contempla discariche speciali, cioè per loro la terra del secondo lotto è terra da conferire a Cascina Armellino, alla Romanellotta, ad Arquata, cioè in zone normali per fare quello che è il modellamento morfologico.
Quindi se si verificasse l'ipotesi che noi la prendiamo a scopo, diciamo, didattico, cioè teorico, la scelta di ignorarlo, si verificherebbe un inquinamento di queste zone, che sarebbe incredibile. Zone in cui si è convinti, perché agli atti è terra normale, e un domani si costruisce un parco giochi, un qualcosa con sotto l'amianto, che si scava un pochettino, si mette di nuovo in dispersione fibre che nessuno ne sapeva l'esistenza, e si creano epidemie sparse, perché questa terra dove va, dove viene, anche il trasporto stesso. Se non c'è l'amianto, perché bisogna utilizzare un tipo di camion chiuso e non piuttosto un semplice telone? E quindi c'è tutto, in tutti i modi che lo si voglia vedere, un danno irragliabile è presente, perché le cose devono essere fatte alla luce della trasparenza. Quindi se c'è un problema deve essere segnalato, deve essere valutato, ed è quello che noi, avendo studiato tutte le dichiarazioni, come se sono state contorte un pochettino, a spostare le carte avanti e indietro per muoversi e andare avanti per lotti costruttivi non funzionali, abbiamo ritenuto corretto presentarlo alle corti dei conti e alle procure penali perché facciano le loro considerazioni in merito. Direi che sull'argomento è questo, spero di non avervi troppo stancato, se c'è qualche domanda molto volentieri. Vuoi bere un po', Inge? No, sto... Datemi il metro, no? Non bere, non c'è. Il discorso che a noi preme, soprattutto questo discorso, che se la finanziaria del 2010 dice che sono 10 miliardi il tetto, arrivare a 10 miliardi, quando si dice che sia 9,8 milioni di euro, ci vuole un attimo. Queste opere volano come niente, volano, l'avete visto, anche con quella voce che gira di 1,5 milioni di richiesta d'anni per quello che si... Ora, se basta quello poco che è successo a portare 1,5 milioni, figuriamoci la gestione dell'amianto per... Il preventivo solo del terzo valico è 6 miliardi e 200 milioni, però attualmente finanziati ce n'è un terzo, 2 milioni e... No, molto meno finanziati, perché sono 500 milioni il primo lotto e 800 il secondo. Totale i lotti sono 6 lotti. 6 lotti. Fra l'altro noi alla Corte dei Conti... E il secondo, scusi? 806 milioni. 500 e 800. 500 e 800. Quindi questo finanziamento, 1.300-1.500 milioni. Sì, perché una delle cose... Mancano 700. In realtà la cifra che dicevate, 1.2-1.3 del secondo lotto, era corretta. Però l'anno scorso sono stati tolti 200 per la ferrovia, per mettere in sicurezza la linea ferroviaria. Un po' poi sono stati tolti, a un certo punto si è azzerato, ed è uno dei motivi che la Corte dei Conti ha detto: ma chiarite, cioè, noi dobbiamo dare autorizzazione a una proroga di pubblica utilità e devono esserci anche un secondo lotto, perché altrimenti dove che vogliamo andare? Se non è... Devono esserci, dateci garanzie, perché finora l'avete, tant'è che poi è stata uscita in gazzetta ufficiale quest'anno, cioè la Corte dei Conti si è fidata delle dichiarazioni delle amministrazioni, perché in effetti il provvedimento c'era, sì. Questo di anche una delibera del CIPE, che diceva che era prioritario il terzo valico, però è stato dato a rate a partire dal 2015 al 2024, quindi tanto il secondo lotto parte nel 2015. Noi abbiamo fatto anche presente la Corte dei Conti, 2015-2024, è curiosa la cosa, perché comunque sia progetto, il termine dei lavori è sempre 2020 e restano 4 lotti da finanziare. Ora, qual è la ditta che si espone per il 2020, 21, 22, 23, 24 e ha finito i lavori nel 20? Cioè, e siamo al secondo lotto, perché poi ci sono delle parti che se non si finisce il secondo lotto, magari qualcosa del terzo si riesce a fare, perché a un certo punto un po' si sovrappongono. Ma poi pensiamo all'ultima cosa, tirare i binari e le linee elettrificate, se non c'è lo scavo dove tiriamo queste linee? Quindi tutto il resto. Quindi questa, la stessa autorizzazione che è andata in 10 anni per finanziare, alla luce del fatto che dovrebbe chiudersi in 6 anni invece il secondo lotto di per sé ed è già in ritardo, lascia un po' che perplessità. Noi ci teniamo che tutte le parole che dicono ci sono i finanziamenti, interviene l'Europa, porta lavoro, che sia chiaro, e abbiamo portato con questo esposto la dimostrazione che un conto è quello che dicono davanti a una televisione per promuovere l'opera, un conto è quello che emerge dai documenti e le perplessità che la stessa Corte dei Conti, che è quella che finora sembra essere l'unica che sta facendo un po' le pulci all'opera, anche perché c'era già sotto la lente una famosa finestra di servizio, quindi
che a Mignaneco è stata fatta in un certo momento e poi è sparita, è stata riceventata, e la Corte dei Conti sta ancora valutando il possibile danno reale per questa finestra, perché prima erano 5-6, adesso sono rimaste 4, però perché avete scavato per non... Poi non dimentichiamoci che problemi li hanno già avuti nel 98, poi sono usciti con la Cirielli, quindi è un'opera che dovrebbe essere molto molto guardata attentamente alla luce, come si diceva prima, di quello che sta succedendo. Non è che quello che sta succedendo ci ha detto, vabbè, allora ci mettiamo anche noi. Noi avevamo fatto tutta una serie di studi, perché non nascono tutta questa analisi in 2 minuti, che ci aveva portato prima a fare le cose con tranquillità, ma determinazione, e anche avere gli elementi proprio per ricostruire tutti i passaggi, arrivare adesso. Nel mentre che avevamo ancora organizzato la stesura finale, nel mentre cominciavamo a dire più o meno le date con cui presentiamo tutto sono queste, è uscito fuori il Mose, è uscito fuori l'Expo, è uscito fuori il Voltaggio, cioè sono uscite tutte le cose che dire forse noi volevamo fare quello, perché noi abbiamo tracciato la nostra strada. Guarda caso arrivano tutti lì che ci stanno dicendo che non era la strada sbagliata. Stiamo accendendo il riflettore su un qualcosa che probabilmente farà parlare di sé anche più avanti. Scusa, forse c'è scritto qui, non so tempo di leggerlo, però mi viene in chiaro e non ero riuscito a tradurre immediatamente gli enti a cui è stato inviato l'esposto. Sì. Ce l'abbiamo nel... C'è, appunto. Nella convocazione, mi sembra. Sì, sì. Io l'ho visto per telefono. Sono le procure regionali della Corte dei Conti. Quindi procure regionali. Sì, procure regionali della Corte dei Conti. E parliamo quindi di Piemonte, Liguria e Lazio. Vi spiego anche brevemente. Piemonte e Liguria perché sono interessate dalla tratta. Lazio perché quando riguarda più regioni abbiamo anticipato quello che era successo con la finestra per la Liguria, che poi gli atti vengono mandati a Lazio. Allora arrivi subito, cioè quando sappiamo che le tappe possono essere bruciate ed è tutto regolare, bruciamo le tappe e andiamo direttamente all'interessato, sì. Sappiano subito com'è la situazione. E alle procure, poi presso i tribunali di Alessandria, Procura della Repubblica, Alessandria e Genova, e invece per quanto riguarda Torino abbiamo messo proprio la corte d'attenzione del dottor Guariniello, che sapete bene che per Casale sulla tematica amianto è quello che, come si dice, ha sempre dimostrato interesse e sensibilità. E infine per conoscenza al Ministero della Giustizia, in modo che tutta questa documentazione ci sia un visto, un'approvazione, un controllo reciproco che venga valutata e soppesata per quel che riteniamo sia importante. Grazie. A voi. Volevo soltanto accennare che siccome emerge il problema amianto, si sente parlare in giro di protocollo amianto, si parla in giro di protocollo amianto. Il protocollo amianto viene dato da attuare a COCIV sotto la sorveglianza dell'ARPA, però anche in questo caso non abbiamo niente di scritto di ufficiale, cioè questo protocollo amianto dovrebbe essere pubblicato sul sito www.arpa.piemonte.it. che voi potete costantemente andare a controllare. Non è ancora pubblicato. Si dice, sempre voci, purtroppo non c'è mai niente di scritto, di pubblico, si dice che questo protocollo, che è già stato fatto e concordato con Regione Piemonte, Regione Liguria, ARPA, deve andare all'osservatorio piemontese della Regione Piemonte, dall'osservatorio piemontese andare al Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente scrive all'osservatorio che va bene. Ora sembra che sia fermo questo protocollo ufficialmente all'osservatorio regionale piemontese, non si capisce perché non avanza. Dovrà essere mandato al Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente poi approvarlo, quindi di ufficiale, veri provvedimenti ufficiali che tutti i cittadini possono verificare sull'amianto, non risulta ancora niente. Il sito web per legge ora è definito come il contenitore delle informazioni a disposizione del pubblico. Purtroppo su questo sito web non c'è ancora il protocollo amianto, si pensa che debba uscire. Tra l'altro uscirà prima quello della Torino-Lione, importantissimo, e poi il nostro. Quindi andrà a venire ancora questo momento in cui il protocollo amianto, importantissimo, dovrà essere pubblicato. Chiediamo anche una cosa, che il protocollo amianto è importante per quanto
dal nostro punto di vista è un protocollo che al momento, per come è stato presentato, dice controlliamo, monitoriamo, non è ancora entrato nel dettaglio, che sono le cose che lamentiamo, di dire quanto costa, quanto amianto effettivamente c'è, cioè non vengono, sbandierano un protocollo amianto per dire beh, quando si accende la lampadina che c'è un pericolo lo sappiamo. Il problema è che per i lotti costruttivi non funzionali questo protocollo amianto doveva essere fatto prima, cioè non doveva, siccome il problema amianto esisteva, non bisognava arrivare al punto di dire preparo un protocollo amianto per l'eventualità dopo che succeda, perché avendo segnalato la regione e la provincia che la presenza di amianto c'era e non era stati fatti accuratamente i campionamenti, le valutazioni, avrebbero dovuto forse quantomeno dire, prima di dire ok, sono 6.200 milioni, quei dati che tenevamo insufficienti, che fine ha fatto? Avete valutato? Cioè, doveva il protocollo amianto partire ben prima e partire dicendo abbiamo fatto campionamenti fitti e li abbiamo intensificati man mano che riscontravamo presenze di pietre verdi o comunque amianto dentro la tratta del terzo valico. A quel punto lì poteva, più venivano fitte, più potevano cominciare a dire i metri cubi totali da tirar fuori sono X metri cubi, non riusciamo a creare un buco da qualche parte in Italia a metterli, ma dobbiamo portarli con N.000 camion in Germania. N.000 camion ci costano di benzina, trasporto, tot. In Germania ci chiedono tanto. Queste qua erano tutte cose che andavano fatte prima. Ora, aver ignorato questo discorso, essere partiti con i lotti costruttivi non funzionali, poi dire, beh, facciamo il protocollo amianto, lo facciamo un pochettino per volta, cominciamo a guardare, poi lo adeguiamo man mano che cambiano le metodologie di scavo. Adesso, per dire, facciamo un esempio, a voltaggio probabilmente la lavoro non ci sarà più a scavare, arriva una nuova ditta o lo riprende il coce. Ah, beh, le mie metodologie di scavo, io scavo in un modo differente, rifacciamo il protocollo amianto e i costi, cosa? È una cosa, diciamo, assurda. L'assurdo sta nell'aver fatto i lotti costruttivi non funzionali, che sono il male di quest'opera e anche carenti a questo punto, di, per quello che abbiamo spiegato, di motivazione, quindi non devono esserci. Vi ringrazio tutti, arrivederci. Grazie a voi.